Il furmento. Nelle puntate precedenti. Nelle ultime 236 puntate abbiamo cercato in tutti i modi di scoprire dove abita Ennio. Ma non ci siamo riusciti. Ma tranquilli, che non ci riusciremo. Nell'ultima puntata gli abbiamo detto che arriveranno delle multe gigantesche, ma così giganti da fargli cambiare la casella della posta. Hai una casella della bolletta gigante. Poi lui non ha accettato di chiudere il gas, perché stava facendo ovviamente il minestrone. Ed è più importante il minestrone che chiudere il gas. Sta facendo il minestrone. E non avendo accettato, arriva l'operatore che deve sistemare la situazione. Come andrà a finire? Che cazzo ne so, ascoltatelo, no? Dove abita Ennio? Hai sbagliato scelta. Hai scelto chiusura del gas immediata. Siamo pronti a collegarci al 3, 2, 1, via! Via che cosa? Via che cosa? Via da tua madre! Via tua madre, via! Che cosa vuoi? Ma non sapevo che sei ancora vivo. Hai parlato con Batman? Vai, quanto te lo chiudo? Non devi chiudere niente. Cosa c'hai messo nel minestrone? Cosa c'è dentro? Lasciamelo andare. Cosa c'è dentro? Hai comprato le verdure, le comprate. Il culatone come te, brutta merda! Dove lo compri il culattone? Dove lo compro? Vai al culo! Ho capito, cosa dobbiamo fare col gas? Dammi l'indirizzo così io scrivo non chiudere. Hai finito di fare il minestrone. Allora cosa faccio? Chiudo il gas. Allora è successo un qui pro quo. Ascoltami, ti devo passare mancato Thor, che lavora per le Stark Industries. Lavora per le Stark Industries. Si chiama Thor. Non con la P, con la T.
come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Prossimamente nello Zoo di 105. Oh, io so che Wender ce l'ha l'indirizzo, eh. Wender sa sì, dove abita, no, perché il nipote, sono sempre nipoti bastardi, le spie. Il nipote gli ha detto dove abita, però ha detto non andare a rompergli i coglioni, anche perché poi sveli tutto, no? Dopo, una volta che capisce che è vittima di uno scherzo telefonico che dura da 3 anni, poi dopo molla il colpo. Perché poi quando noi conosciamo le vittime, dopo ti passa la voglia di torturare. Soprattutto nel caso di Maria, quando abbiamo scoperto la sua vera identità. Wow, perché non era così Maria.